Immaginate di essere un ingegnere navale durante la Prima Guerra Mondiale. Vi è stato assegnato il compito di rendere le navi della vostra flotta difficili da vedere, ma soprattutto da colpire. Il problema che vi si pone è abbastanza grosso. Una nave è un oggetto molto imponente e, come se non bastasse, si erge su una distesa di acqua piatta. Inoltre, a differenza di un soldato in un bosco, non ha uno sfondo con cui cercare di confondersi. La prima idea sarà ovviamente quella di dipingere le navi di grigio o di azzurro, ma in assenza di condizioni meteo perfette, la nave non si confonderà affatto, anzi, probabilmente risalterà. Come spesso accade, la soluzione migliore arriva dalla natura. Le zebre hanno un mantello che non le confonde con l'ambiente circostante, ma tra di loro, e rende quindi difficile isolare con lo sguardo un singolo esemplare. Rielaborando questo concetto, gli ingegneri navali iniziarono a verniciare le navi di bianco e nero, caratterizzandole con forme geometriche molto variegate e confuse. Il risultato furono navi di sicuro molto appariscenti, ma delle quali era molto difficile capire le forme, la dimensione e soprattutto l'orientamento. Era quindi quasi impossibile colpirle, dato che la nave nemica dovrebbe mirare non sulla nave stessa, ma verso dove questa è diretta. Non capendone l'orientamento, è quindi difficile prevedere dove sarà quando il proiettile arriverà a destinazione. Già dalla Seconda Guerra Mondiale, però, con l'avvento del radar, questo tipo di mimetismo è diventato obsoleto per l'uso militare, ma non per quello civile. Viene infatti usato in diversi ambiti. Per fare un esempio, quando una casa automobilistica ha bisogno di testare su strada un nuovo modello, ne vernicia la carrozzeria con queste forme confuse, per tenerne nascosti i dettagli dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Recentemente, il designer Adam Harvey ha ideato delle linee guida di make-up e pettinature che sfruttano questo principio per ingannare le tecnologie di riconoscimento facciale. Il risultato sarà che i computer non vi riconosceranno, ma sicuramente non passerete inosservati. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.